Poracci, bentornati o benvenuti nei primi anni 2000. Ultima puntata della settimana del TG Poro, l'unico format di YouTube dove si parla di videogiochi. Oggi parleremo dei corposi sconti presenti sull'eShop, di alcuni interessanti rumor a tema Zelda e del ritorno di Silent Hill. Insomma, ce n'è per tutti i gusti. E prima di iniziare, vi ricordo che potete supportare il mio lavoro con un semplice gesto, lasciando un like o attivando la campanella delle porotifiche. Tra l'altro, abbiamo raggiunto i 15.000 iscritti. Taglie! Oppure seguendomi su tutti gli altri social. Inoltre, se proprio vi sentite dei veri poracci, potete offrirmi un caffè virtuale su Ko-fi, dove tra l'altro troverete i memini in HD. Partiamo con qualche notizia da trattare al volo, perché stanno emergendo interessanti dettagli su alcuni dei giochi presentati durante lo scorso Direct. Secondo quanto riportato sulla pagina eShop di Skyward Sword, la remaster supporterà gli Amiibo e il suo file size sarà di 7,5 GB. Sempre grazie all'eShop possiamo avere la conferma che Mario Golf proporrà una modalità multiplayer online e avrà un file size di 4,9 GB. Fall Guys uscirà anche su Xbox e a questo punto speriamo supporti il crossplay e Famicom Detective Club riceverà una Collector's Edition in esclusiva per il Giappone. E speriamo che venga annunciata anche per l'Occidente, anche se credo che questa edizione farà la stessa fine della riedizione del primo Fire Emblem. Ce la possiamo scordare. Tutti presi dal Direct non ci siamo resi conto che sull'eShop è iniziata una bella campagna di sconti fino al 75% che terminerà il 28 febbraio, la prossima settimana. Lo store, come al solito, è un casino da navigare e io sono qua per darvi qualche dritta. Se seguite il mio canale da un po' avrete di sicuro già visto qualche video sugli sconti consigliati, quindi cercherò di non riproporvi i soliti nomi noti o i giochi in prima pagina. Ecco una rapida lista, magari poi potremo approfondire qualche titolo in un video specifico. Per 2,59 € non fatevi sfuggire Milan Noir, uno sparatutto con visuali dall'alto ambientato nella Milano degli anni 70. Brutale, divertente e italianissimo. Per gli amanti delle avventure grafiche, vecchio stampo, c'è la collection di Cyberia 1 e 2 a soli 1,99 €, praticamente 1 € a gioco, un prezzo veramente poraccio. Poi è appena uscito il seguito, ma se non avete giocato l'originale, il primo Little Nightmares è in offerta a 8,99 € nella Complete Edition, che comprende anche il DLC I Segreti delle Fauci. Per rimanere sullo stesso genere, se vi piacciono i cinematic platform, vi consiglio anche due capolavori come Limbo e Inside, rispettivamente a 2,49 e 4,99 €. Se cercate un Metroidvania violento e brutale, Blasphemous è in sconto a 12,49 €, mentre Yoku's Island Express, dai toni decisamente opposti e che non mi stancherò mai di consigliare, è disponibile per 4,99 €. Per me un acquisto obbligato. Chiudo i consigli con il re dei balletel, Ikaruga, il gioco che metterà a dura prova la vostra religiosità a soli 9,99 € e Yooka-Laylee and Impossible Lair a 12 €, probabilmente uno dei migliori platform 2D vecchio stampo che si sia visto negli ultimi tempi. Come al solito, se ci sono altri titoli che vi sentite di suggerire, vi aspetto nei commenti. Tornando a parlare del Direct, ha fatto tanto discutere la scelta di Nintendo di mettere in secondo piano la serie di The Legend of Zelda, ignorandone l'imminente compleanno. A quanto pare, però, Skyward Sword non è l'unico grande ritorno che ci aspetta quest'anno, e le celebrazioni per il 35° compleanno di Zelda hanno ancora molto di cui far discutere. A lanciare la bomba è stato Andy Robinson, giornalista di Video Game Chronicles, che alle spalle ha uno storico molto interessante. Infatti, l'insider è stato il primo a mettere in circolo i rumor a proposito di una possibile 3D All-Stars, quindi direi che è una fonte abbastanza affidabile. L'utente su Twitter ha postato un breve messaggio che non lascia dubbi a interpretazioni, che tradotto riporta: per chi è rimasto deluso dalla remaster di Skyward Sword, Wind Waker e Twilight Princess arriveranno al 100% nel corso di quest'anno. Così avremo almeno un bel gioco di Zelda in 3D. Frecciatina a parte, questo è uno scenario di cui più volte ne abbiamo discusso la plausibilità e Robinson non fa che confermare una realtà che potevamo dare praticamente per scontata. Visto quanto vendono i porting da Wii U, sarebbe stato molto più sorprendente il contrario, bloccando due titoli del genere su una console sconosciuta ai più. Tra l'altro, a dare manforte al rumor, ci sono stati i commenti al post originale da parte di Tom Phillips,
altro insider e giornalista di Eurogamer, che sostanzialmente validavano la tesi di Robinson. A questo punto è facile immaginare che Nintendo si sia trattenuta per riservare alla serie di Zelda uno spazio dedicato, un po' come è successo per il Direct del 35° anniversario di Mario. Ora però c'è da capire quando potremo avere l'ufficialità di queste remaster. Probabilmente Nintendo vorrà aspettare la fine dei festeggiamenti del 35° anniversario di Mario e l'inizio del nuovo anno fiscale, quindi non nel breve termine. Poi, e qui sono curioso di sapere la vostra, l'arrivo di Wind Waker e Twilight Princess non esclude anche altri annunci, anzi, in un certo senso conferma che ancora ci sono parecchie sorprese in serbo da parte di Nintendo. Però il vero problema è un altro. Se una remaster da Wii come Skyward Sword viene venduta a prezzo pieno, Nintendo potrebbe sfacciatamente riproporre le remaster da Wii U a prezzo pieno e singolarmente, e non all'interno di una collection. O magari, in un impeto di generosità, unirli all'interno di una raccolta comprendente anche un terzo gioco, Ocarina oppure Majora's. Non so quanto Nintendo possa sentirsi generosa, ma la remaster di Skyward Sword non è che faccia proprio ben sperare. Voi cosa ne pensate? E per finire torniamo a parlare di Silent Hill, perché il mistero riguardante il ritorno della famosa saga horror si infittisce. E ora i rumor sembrano puntare verso ben due titoli in lavorazione, ognuno gestito indipendentemente dall'altro. Il recente di Medium ha fatto molto parlare di sé, anche grazie alla collaborazione di Akira Yamaoka, il compositore della serie Silent Hill, che si è occupato della musica del gioco. Il CEO del team di sviluppo, ovvero Bluebird Team, si è sbottonato sui progetti futuri del suo studio, rilasciando questa dichiarazione. Abbiamo lavorato per più di un anno su un altro progetto videoludico, un'altra IP horror, e lo stiamo facendo collaborando con un publisher molto famoso. Non posso dirvi chi, non posso neanche dirvi quale sia il progetto, ma sono abbastanza sicuro che quando la gente scoprirà a cosa stiamo lavorando, rimarranno tutti sorpresi. Il rimando a Silent Hill e Konami sembra evidente, ma è qui che le cose si fanno interessanti, perché il buon Andy Robinson, praticamente la star della puntata di oggi, ha fatto intendere come Konami, dopo i flop di Metal Gear Survive e Contra, non voglia più sviluppare le sue grandi IP internamente, ma delegarle a studi esterni. E inoltre che Silent Hill sia già stato affidato a un team giapponese, un progetto pronto per essere svelato quest'estate. Questo significa che potenzialmente il brand di Silent Hill è in mano a due studi diversi, che contemporaneamente stanno sviluppando un remake o un reboot della serie, reinterpretandola secondo i loro canoni. Sarà interessantissimo vedere il risultato finale, considerando anche il particolare approccio di game design che Bluebird Team ha mostrato su The Medium. Secondo voi Konami sta effettivamente per riesumare in grande stile la serie di Silent Hill? La stessa cosa poi potrebbe anche accadere per Metal Gear. Poracci, queste erano tutte le notizie della giornata. Il sondaggione purtroppo me lo sono dimenticato, ma vi prometto che il prossimo lo pubblicherò a breve. Come al solito vi auguro un buon fine settimana e se siete arrivati fino in fondo vi ringrazio ed evito di tartassarvi con tutti i modi in cui potete supportare il canale. Tanto li conoscete, no? Ci vediamo presto, l'appuntamento è alla prossima. Io sono il Poro Wind, Michele Twilight, ciao!